La trasformazione è veramente gigantesca e che non c'è tempo, non c'è possibilità di dilazionare, di ritardare, perché i costi che i nostri paesi e le persone, i cittadini subirebbero sarebbero immensi. Dall'altra parte però dobbiamo considerare che una transizione di questo tipo, così grande, così rapida, comporta anche costi economici e sociali immensi. E qui abbiamo di fronte una scelta, in un certo senso, o meglio, un programma che nei suoi elementi non è facile da riconciliare. Da un lato siamo determinati a percorrere questa transizione con la massima determinazione, il massimo impegno, la massima rapidità. Dall'altro siamo anche altrettanto determinati a proteggere specialmente i più deboli dai costi sociali che sono certamente, potrebbero essere, come abbiamo visto ora, come stiamo vedendo ora, dall'aumento delle bollette del gas naturale e dell'elettricità, potrebbero essere veramente significativi.